Portare dei rifiuti in un centro raccolta differenziata è più semplice che buttare per strada o nei fossi televisori, elettrodomestici, materassi, divani. Anzi, per quelli più ingombranti c'è un servizio apposito che te li viene a prendere direttamente a casa. Ma come si fa materialmente a conferire materiale del genere in un centro per la raccolta differenziata? Niente di più facile. Basta caricare in macchina ciò di cui ci vogliamo liberare e gli oggetti che non possiamo portare sono veramente pochi. Suonare il campanello o se si risiede nel comune o si è intestatari di un'utenza, basta passare sotto il lettore la tessera sanitaria e si apre la sbarra. Siamo dentro il centro e da qui in poi gli addetti ci guideranno passo passo proprio per non farci fare passi falsi. Il legno con il legno, la vecchia padella nel ferro, la plastica con la plastica. Si possono smaltire anche le cose che spesso troviamo lasciate nei fossi, come i piccoli apparecchi elettrodomestici o le pile usate. Anche i farmaci scaduti hanno il loro posto. Pensate, anche l'olio esausto della vostra frittura o della vostra auto ha il suo contenitore. Qui raccogliamo i rifiuti che tutti i cittadini possono avere a casa, sia quelli che sono raccolti diciamo con il porta a porta allo stradale e anche e soprattutto quelli che invece non abbiamo modo di conferire vicino casa, per cui tutti i rifiuti che uno ha in soffitta o quando libera e pulisce casa, insomma quelle piccole cose che ci possono essere da buttare via si possono portare qui senza doverle lasciare di fianco ai cassonetti o perché magari il servizio ingombranti ci dà un appuntamento che non ci è comodo. Abbiamo il centro di raccolta qui che è fisso, oppure abbiamo il centro ambiente mobile che è itinerante per quartieri, quindi tre volte tre giorni alla settimana è disponibile in diversi quartieri e anche lì possiamo portare dei piccoli rifiuti. La coscienza ecologista del territorio è in costante crescita, lo dicono i numeri, nonostante alcuni scellerati che dopo aver fatto la fatica di caricare in auto i rifiuti ingombranti, invece di prendere la strada per il centro di raccolta, si perdono in mezzo alla campagna, col rischio di sanzioni elevatissime. Allora, quindi abbiamo 25.000 persone che ogni anno conferiscono materiale in questo centro e per un totale di 3 milioni di chili di materiale. Di questo 3 milioni di chili, solo un 10% va in discarica, il resto va tutto recuperato. Abbiamo notato un aumento di conferimento di quasi il 7-8% quest'anno, nonostante, quindi parliamo del 2017, parliamo di 200.000 chili in più degli anni scorsi, nonostante nel mese di giugno sia stato aperto anche un altro CRD, perché l'ASE gestisce tre CRD, uno a Pergola, un altro che abbiamo aperto a luglio a Calcinelli e questo che è praticamente qui a Fano. Riciclate e smaltite bene quindi, perché ciò che facciamo è ciò che siamo. Rispettare l'ambiente è rispettare noi stessi.